Mama, just kill the man. Ciao a tutti, io sono Yanni e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi parliamo dei Queen. I Queen, per chi non li conoscesse, ma penso che li conoscete tutti, sono un gruppo rock britannico formatosi a Londra nel 1970. Inizialmente è formato da Freddie Mercury, il pianista e cantante, Brian May, il chitarrista, e Roger Taylor, il batterista. Successivamente, nel 1971, si è aggregato anche John Deacon, il bassista, e, così da formare tutti il Queen che conosciamo adesso. La band ha venduto circa 300 milioni di dischi, e le canzoni che possiamo ricordare, diciamo, sono varie, tra cui Somebody to Love, Bohemian Rhapsody e We Are the Champions, scritte da Freddie Mercury, We Will Rock You e The Show Must Go On, scritte da Brian May, Radio Gaga e A Kingdom Magic, scritte da Roger Taylor, and Another One Bites the Dust e I Want to Break Free di John Deacon. La loro prima raccolta, Greatest Hits, risulta il più venduto in Inghilterra, preceduto solamente dai Beatles. Hanno avuto una grandissima influenza sulle generazioni e sui cantanti successivi, infatti sono stati anche ammessi al Songwriters Hall of Fame. Quindi però sono stati influenzati anche da diversi generi, dall'heavy metal, l'elettronica, il funk, il blues, insomma vari generi. Caratteristica dei Queen erano i concerti, ne hanno tenuti ben 707 in 26 paesi dal 71 all'86, quindi in 15 anni più di 700 concerti, cioè voglio dire. Però la loro esibizione migliore, diciamo quella ritenuta la migliore, è stata sicuramente al Levide, nella Wembley, nel 1985. La morte di Freddie Mercury nel 1991, quando aveva solo 45 anni, e il ritiro di John Deacon nel 97 fermarono la loro produzione. Però Brian May e Roger Taylor non si sono fermati, suonano ancora insieme, tuttora che hanno, diciamo, 70 anni. Questo è solo un brevissimo riassunto di tutto ciò che è stato dei Queen, la loro storia magnifica, e ovviamente per parlarne bisognerebbe veramente spendere ore a parlare dei Queen. Io giustamente li ho riscoperti grazie al film Bohemian Rhapsody, che vi parlerò a breve. Perché, allora, io ho sempre ascoltato i Queen, diciamo, ogni tanto uscivano queste canzoni di Queen che ascoltavo, però non sono mai andata a fondo, diciamo, non ho mai conosciuto i Queen veramente, e grazie al film ho riscoperto questa cosa, questa band magnifica, adoro, e quindi ora sto cercando di recuperare tutto ciò che mi sono persa, anche perché l'avrei dovuto fare comunque anche se fossi stata bambina, perché comunque sono nata 7 anni dopo la morte di Freddie Mercury, quindi in ogni caso avrei dovuto viverla in questo modo. Freddie Mercury e i Queen vivono ancora attraverso le loro canzoni, quindi grazie Queen che avete fatto la storia della musica, questo possiamo ancora dirlo. Siccome si avvicinano gli Oscar, volevo parlarvi anche del film di Bohemian Rhapsody, perché giustamente è stato candidato all'Oscar e appunto è stato il mio punto di ripartenza per, diciamo, questa passione per i Queen.
Quindi penso sia giusto parlarne, cioè scusatemi, ma io devo perché devo anche sclerare con qualcuno. Quindi, nonostante sia passato un po' di tempo da quando è uscito al cinema, perché è uscito il 2 novembre in America e il 29 novembre in Italia, però sti cazzi, tanto gli Oscar sono un buon motivo per riparlarne anche adesso a febbraio, quindi perché non parlarne, eh? Parliamo sotto nei commenti se voi l'avete visto, fatemelo sapere che dopo io vi rispondo perché devo parlarne con qualcuno. Che non sia mia madre, ovviamente, perché io l'ho visto due volte, una da sola e una con mia madre, quindi io praticamente ne parlo con mia madre, solo che mia madre si rompe il cazzo. Dopo un po' parlare sempre di questo film, e quindi adesso io devo parlare con qualcun altro, quindi fatemi sapere nei commenti. Bohemian Rhapsody è un film del 2018, come dicevo prima, è diretto da Bryan Singer. E la pellicola ripercorre 15 anni di storia dei Queen, dal 1970, quindi dalla loro formazione, fino al 1985, in chiusura il concerto a Live. Inizialmente, quindi nel 2010, quando Brian May, il chitarrista, ha annunciato il progetto del film, la sceneggiatura era di Peter Morgan. Inizialmente l'attore che doveva interpretare Freddie Mercury era Sacha Baron Cohen, che però se n'è andato per divergenze artistiche. E poi viene scelto Dexter Fletcher, che però si è andato pure lui perché era impegnato nel film Spectre, non so come si pronuncia questo film, raga, scusatemi, no. Comunque era impegnato in questo film. Nel 2015 la casa di produzione assume Anthony McCarten per una nuova sceneggiatura. Così nel 2017 hanno inizio le riprese del film Bohemian Rhapsody, appunto, con Rami Malek come protagonista e Bryan Singer alla regia. Il budget del film, ragazzi, è 52 milioni di dollari, cioè una cosa pazzesca. Allora, come dicevo prima, il film è stato distribuito dal 2 novembre in America e dal 28 novembre in Italia. I premi, è stato candidato all'Oscar, Rami Malek, candidato all'Oscar, raga. Piccola parentesi, non mi potete mettere Rami Malek e Viggo Mortensen nella stessa edizione. No, non mi potete candidare Rami Malek e Viggo Mortensen insieme. Che cazzo devo di fare adesso? No, spiegate che cazzo devo di fare adesso agli Oscar. Rami Malek ha vinto anche il Golden Globes per Best Actor, miglior attore di Bohemian Rhapsody. Allora, per quanto mi riguarda, i Queen esistono ancora. Anche se non sono tutti quanti insieme, perché appunto, come dicevo prima, John Deacon si è ritirato dalla musica 22 anni fa, quindi un parecchio anni fa, però esistono ancora, ecco, la loro musica, esistono ancora, loro, tra l'altro Brian e Roger suonano ancora insieme, quindi per quanto mi riguarda, cioè, quante volte ho detto per quanto mi riguarda, vabbè. Io spero tantissimo che voi possiate vedere questo film perché prima di tutto per ricordare Freddie Mercury, per ricordare quello che lui era e per ricordare chi erano i Queen. Secondo me potete apprezzarlo, anche se in realtà racchiudere 15 anni di Queen in 2 ore di film non è che sia fatto, cioè non... magari per chi ascoltava i Queen da giovane negli anni 70-80, vedersi 15 anni in 2 ore è un po' tipo mia zia che si è lamentata perché per lei non è stato un grandissimo film, però magari per i più giovani come me è un modo per riscoprire la musica dei Queen, secondo me, anche perché, anche se in realtà non sono neanche tutti gli anni che The Queen, perché comunque loro hanno fatto concerti fino all'86, poi hanno continuato fino alla morte di Freddie Mercury, quindi e così, cioè, continuano ancora in realtà, chi qua, chi di là, però continuano ancora, diciamo. Però io spero che possiate vederlo, perché secondo me Rami Malek
cioè non è che racconta chissà che cosa, non è che è un film chissà che cosa, racconta solamente la vita di come sono nati Queen, come si sono evoluti, si dice evoluti o quello è evoluti di Pokémon, vabbè raga, cioè sapete, avete capito, dai. E quindi spero che possiate veramente vederlo, perché è interessante sapere queste cose, perché magari ci sono tante cose che le persone magari non conoscono e grazie al film possono venire a conoscenza anche di piccole cose. Potete innamorarvi di The Queen, ma anche degli attori. Rami Malek in primis, ma io tipo mi sono innamorata di Ben Hardy, l'attore che interpreta Roger Taylor, perché è un figone pazzesco. Vabbè, questo video è finito, spero che vi possa essere utile. Lasciate un like, lasciate un commento e fatemi sapere cosa avete pensato del film e se volete vederlo, se lo tifate agli Oscar, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.